Buondì, io sono barbuto, ma non ho la barba. E questa è l'intervista doppia con il mio coinquilino. Come sarà questa intervista? Un trabocchino. Questa intervista sarà un po' come il mio professore di religione. Non mi piace, ma mi tocca. Come ti chiami? Francesco Elinho, de Santo Domingo, Stavera, da Parmitana. Cazzo, c'è una domanda difficile, questa non la so, non ho studiato ieri, Ti scusa. bocciano, eh? Continuiamo. Tre aggettivi per definirti? Bello. Umile. Umile e simpatico. Ha fatto tutto da solo. Io direi uno, sicuramente due e tre. Il più alto? Lui. Io. Il più bello? Lui. Io. Il più bravo a cucinare? Io. Lui. Il più disordinato? Lui. Io. Il più mattiniero? Lui. Il più festaiolo? Io. Lui. Il più scorreggione? Lui. Io. Il più mangione? Lui. Il più sportivo? Lui. Pizza o piadina? Ma scusate, io che cazzo faccio in tutto questo? Faccio Niente. niente, Fai vabbè. schifo. Capito? La mia vita è brutta. Comunque è piadina. O pizza. Io pizzo, direi. Io pizzo. Il tuo punto debole? Il tuo punto debole, cioè il punto in cui Fianchi. Il tallone i d'Achille. Sì, quando mi toccano salto. A me di solito non mi piace tanto quando Ti toccano. il mio vecchio prete, quando facevo il tirchetto, mi toccava, e quello era il mio punto debole. Non resistevo, era Era quel baffo mi faceva impazzire. bello. Un saluto al prete di Gabriele. Chissà se è morto. Se vincessi 10 milioni di euro, cosa compreresti come prima cosa? Di sicuro non una cosa, Giuseppe. Grazie. Prego. Io ho uno spazzolone per il cesso, che non ce l'abbiamo a casa ancora. È vero. Come ti vesti di solito? Di merda. No, io in realtà io mi vesto cioè in tutti i modi mi vesto io. Non è che non è non ho uno non ho un, non è che dici basta. Si è capito? No. Link in descrizione. Cosa ti dicono più spesso? A me che ho una voce di merda. Io che ho una faccia da schiaffi. È che prima o poi diventerò pelato. Se me la stanno tirando tutti. La parolaccia che dici più spesso? Trabocchino. Una parolaccia? No, però si può intendere come Ah, parolaccio. ok. Io cazzo penso. Forse perché mi piace. Che comunque va collegato a trabocchino. Sto scherzando. Cheat. Non è vero. Il giorno più bello della tua vita? Il giorno della mia nascita. Lo stavo per dire io. Non speravo che non lo dicesse lui. Però quando sei nato, cioè, è bello. Cavolo, Cioè, che non emozione. sarei qui Secondo me è il giorno più bello della tua vita. No, della vita degli altri, cioè quando sono nato io. È umile. Io, cioè, io secondo me è bellissimo, però non me lo ricordo io. Neanch'io. Ho la memoria corta. Ti hanno mai picchiato? Sì. Ogni giorno. Per questo la faccio da schiaffi. Una cosa che ti rende felice? Quando faccio la cacca, mi sento soddisfatto. Di sicuro non il prete quando ho fatto la comunione. La prima cosa che fai al mattino? Mi sveglio. Io guardo il telefono. L'ultima cosa che fai la sera? Chiudo gli occhi. Io guardo il telefono. Io guardo sempre il telefono. Cosa cambieresti del tuo corpo? Niente. Io ho sempre voluto avere le tette. Io Bello. speravo mi crescessero un giorno. Questa non era preparata, ma tieni. Te lo giuro. Beh, una ce l'ho, la seconda ora è da trovare. Se qualcuno si propone di. Grazie. Una persona che stimi? Gabriele. Anch'io. Un coglione? Gabriele. Anch'io. Le tre cose che guardi in un uomo o donna? Allora, in un uomo sicuramente, in una donna invece gli occhi, il sorriso e il culo. Io sicuramente le palpebre e i piedi. Le ascelle anche. Ho avuto una brutta esperienza con l'ascella. Le mani, guardo se hanno le unghie. Hai mai avuto esperienze sessuali? Ma neanche questa domanda. Sì, che c'è. Io no, personalmente aspetto ancora il momento. Ma scusa, perché fai queste domande come il mio prete? Io non ho capito. Hai mai tradito? Io no. E non perché non abbia mai avuto una fidanzata, mamma. No, non ho mai tradito. Mai. Grande.
Tu sì che sei un bravo ragazzo. Magari gli altri hanno tradito me. No. Secondo me sì. Una persona che ti attrae fisicamente? La mia maestra dell'asilo. Io. Sei mai stato innamorato? Sì. Sì. Di mia sorella. E adesso? Ah sì, ancora adesso. No, io sono ancora innamorato. Io sono innamorato. Sei innamorato? Sono innamorato. Di me? No. E non di un uomo. E nemmeno del mio prete. Scoop. Un sogno ricorrente? Io sogno spesso di picchiare le persone. Forse perché nella vita reale sono una persona super pacifica. A volte, spesso, picchio la gente nei miei sogni. Qual era la domanda? Io sogni ricorrenti... non credo. Forse... No. Una figura di merda che hai fatto? Una volta sono uscito con una ragazza che mi piaceva tanto e ho fatto una scorreggia per sbaglio. E niente. Questo, davvero? Te lo giuro. La ragazza ero io. Ti depili? Solo alcune parti del corpo. Non vorremmo sapere quali. Io non ve lo voglio dire. Fatevi un attimo, se non volete, scusa. Hai piercing? Sì. Io no. Qua. Hai tatuaggi? Sì. Qua. Io no. Un errore che ti riconosci? Sono permaloso. Io forse do troppo alle persone. E questa cosa è una cosa che mi dicono tutti, in particolare il mio prender. Ultimo libro letto? Quello di Gabriele. Il mio, La mia vita è una sfiga, dal 15 ottobre in tutte le librerie. Questa non è pubblicità, ciao. Ti sei mai ubriacato? Sì, ma non per mia volontà, mi hanno obbligato. Io... prossima domanda. Cosa fai se un gatto nero ti attraversa la strada? Lo investo. Io... mi è successo una volta e non è vero... Cioè, non è vero quella cosa che porta sfiga. No, non è assolutamente a te. Non è assolutamente vero. No, basta. Che animale vorresti avere? Un pappagallo. Anche se Gabriele mi basta, eh. A me piace fare sesso con le mucche. E non sto parlando di mia mamma. Di cosa hai paura? Io ho paura dei posti chiusi e stretti. Tipo, non sono com'è si dice? Claustrofobico. Vabbè, quella roba là, però penso di esserlo. Io del mio prete a questo punto. Dove vorresti vivere? A Milano, io ci vivo. Anch'io a Milano, sempre voluto, sì. Film preferito? Film preferito, preferito... Io guardo solo serie TV. Il mio film preferito era un film che mi ha fatto vedere il mio prof di matematica con una donnina nuda. E peccato che quella donnina fosse mia madre. Drink preferito? Non lo so. Il mel mojito. Piatto preferito? Piadina. Quello da piccolo che avevo con Superman disegnato sopra, io lo usavo sempre qua. Genere musicale preferito? La classica musica classica. I Puffi siamo così. Vai in discoteca? No, okay. Io per andare a prendere lui. Un piatto che ti disgusta? Quello che cucina Gabri. Quello che cucino io perché brucio tutto. Incredibile. Ti piace il minestrone? No. A me sì. Se fosse in tuo potere di risolvere un grande problema, uno e uno solo che affligge l'umanità, su cosa cadrebbe la tua scelta? Un problema che c'è nell'umanità. Questa è una domanda molto colta. Un problema che sicuramente secondo me è molto grave nel mondo sono i pelati, io li ucciderei. Cioè, dai, i pelati sono brutti, ma proprio a vederli, in una forma strana. Io non mi fido dei pelati. Io fermerei invece la produzione di bambolotti. Ti potresti mai innamorare di una persona che non ti piace fisicamente? Sì, infatti una volta mi sono innamorato del mio cane. Io credo di sì. Sì, perché poi innamorarsi è mentale, cioè, no? È mentale, tutta una cosa mentale. Cosa ti infastidisce di più al mondo? I bambolotti. I preti. In vacanza, dove e con chi? Allora, con Gabriele in Mongolia. Secondo me ci si addice. Io direi ovunque, basta che non ci sia il mio prete. Com'è vivere con l'altro? Una merda, siamo qua da 2 giorni e già me ne voglio andare. Io spero lui muoia al più presto, così la casa è tutta mia. Frase preferita?
Sono barbuto ma non ho la barba. Piatto ricco mi ci fico. Poseresti mai nudo per una rivista? Sì, l'ho già fatto. Infatti la rivista non l'ha comprata nessuno. Io credo di no, anche se devo dire la verità, me l'hanno già chiesto. Che era per la rivista e l'ha chiesto. Se potessi far scomparire qualcuno con uno schiocco delle dita, chi faresti scomparire? Gabriele. Sono sparito. Sono tornato. Che palle, no? Io i pelati a questo punto. Mi denunceranno preti pelati e faranno un'associazione contro di me. Cacca, sei contro o a favore? A favore, mi fa sentire bene. Cioè, uno è felice quando fa la cacca. L'ha detto anche lui prima e io condivido. Sì, sì, sì. Ti senti soddisfatto quando caghi almeno una volta al giorno. È vero. Che squadra di calcio tifi? Juventus. Questa battuta l'ho già, mio cugino all'elementare. Però io sono juventino. Io da piccolino tifavo Milan tantissimo. Adesso, ragazzi, non lo so. Gli alieni esistono? Sì. Secondo me guardami. No, secondo me sì. Secondo me, dai, c'è qualcuno. Sì. È impossibile, cioè è impossibile che siamo gli unici coglioni. Magari siamo noi gli alieni. Magari siamo noi coglioni. Gli altri vivono benissimo, cioè tutti felici. E noi ci preoccupiamo di andare a cercarli in giro per il mondo. Ti piaci? Io sì. Dipende dalla mattina. Il problema è che non piaccio agli altri. Il mio problema sarebbe di questo problema. Presentami. Da 1 a 10, quanto contano per te soldi, amicizia, essere alla moda? Della moda nulla, perché sto facendo 20 di questa è in pantaloncini corti, ho questa felpa che l'ho fatta io e fa davvero schifo. Quindi niente. Dei soldi contano, ma abbastanza nella vita, perché comunque ti permettono di fare le cose. Ovviamente puoi essere felice anche senza, però comunque contano, sono essenziali. E amicizia 10, perché senza amici niente. Secondo me, secondo me, esatto, al primo posto c'è l'amicizia, la famiglia poi, e al secondo, vabbè, i soldi, perché se hai i soldi sei alla moda. Ma perché dipende, perché magari perché non c'è la moda, cioè perché devo essere alla moda? Appunto. Cosa bisogna avere nella vita? Culo, tanto culo. Il cazzo. C'è vita dopo la morte? Secondo me sì, cioè tipo è presente la... Il serpentone di Dragon Ball. Sì, anch'io l'ho visto sempre come, cioè dico, quando morirò secondo me sarà come io Dragon. Voglio andare lì. Secondo me Dragon Ball è morto. Sì, sicuro. No, era Goku poi. Goku. Era Dragon Ball. Poi che cazzo è Dragon Ball? No, che poi Goku è Dragon Ball. Esatto. Però lui dice il tuo nome non lo sai, quindi non sappiamo se si chiama davvero Goku. Come vorresti morire? Allora io vorrei morire in modo molto affascinante, cioè tipo mangiato da uno squalo o un aereo che esplode, no. Ovviamente magari con sopra solo io perché non voglio metterli in mezzo agli altri. No, il bello era che morivate. E allora io e Gabriele un aereo per noi, oppure non so, vado a vedere un vulcano spento e proprio quel giorno erutta. È bruttissimo, bruci vivo. E bruci talmente velocemente con la lava che non te ne accorgi neanche. Cioè comunque ti immagini Giuseppe Barbuto che non ha la barba. Lavato. Che non ha la barba, muore lavato. No, è epico. No, io invece vorrei. È brutto, però è epico. Io spero di morire ucciso da qualcun altro. Dal prete. No, ma perché comunque. Cioè, poi quello lì si rovina la vita. Capito? Cioè, io spero di stare così tanto sul cazzo a qualcuno che mi debba uccidere e così rovino la vita lui. Ragazzi, almeno, dai. Bello questo. Buongiorno, io sono Barbuto, ma non ho la barba. E questa è l'intervista doppia con il mio coinquilino.